Professor Franzini, la misurazione di un fenomeno multidimensionale e variegato come quello della disabilità non è facile. Come avete proceduto per arrivare al risultato di oggi? Sì, effettivamente è un problema molto serio e quello che abbiamo fatto è di utilizzare le risposte che vengono date a delle indagini di popolazione che fa l'Istat a una domanda congegnata così. Lei affronta o incontra limitazioni nello svolgimento di attività quotidiane normali da un periodo di tempo lungo, assumendo che coloro che rispondono di sì siano in condizioni, diciamo, di deficit, che chiamiamo disabilità. Sulla base di questo abbiamo costruito tutte le informazioni che si riferiscono a queste persone e le abbiamo comparate con quelle che rispondono di non avere limitazioni, in modo da avere un quadro comparato sufficientemente ricco. Professor Franzini, la disabilità che impatto ha sulle famiglie e sulla società in termini economici e di welfare? Allora, la disabilità genera ovviamente una spesa sociale da parte del welfare molto rilevante, la quale riesce in qualche modo ad affrontare alcuni dei problemi principali che incontrano le persone che si trovano in quella condizione. Tuttavia, dai dati che noi abbiamo raccolto emerge che il carico maggiore delle difficoltà che generano i disabili viene in qualche modo sopportato dalle loro famiglie. E uno dei pregi, credo, di questo rapporto è di fornire una serie di informazioni piuttosto puntuali sulle difficoltà economiche, non soltanto economiche, che incontrano le famiglie. Di fronte a questi dati e a una loro magari maggiore raffinamento che si potrà fare andando avanti, sarà possibile anche disegnare politiche migliori.